IGN Italia, Marco e Fabio, siamo qui allo stand di Nintendo, come potete vedere da loschi figuri che passano alle nostre spalle. Andiamo a provare il primo dei titoli di Nintendo in arrivo, Nintendo Land. Dai, vediamo un po' com'è. Proviamolo. Siamo qui allo stand di Nintendo, proviamo il Wii U con Nintendo Land, uno dei giochi di lancio e uno dei titoli a suo modo più attesi. Diciamo che vorrebbe un po' proporsi come il Wii Sports per la nuova console. Non so se ci riuscirà, però su una compilation di minigiochi che sembrano piuttosto divertenti. Proviamo quello ispirato ad Animal Crossing. Naturalmente quattro giocatori con il telecomando Wii e uno, tra l'altro vestito da Super Mario, che ci mostra il gamepad. Quindi gameplay asimmetrico. Qui vicino a me c'è Fabio. Ciao, vediamo se riesco a fare brutta figura anche qua. Questo è molto divertente, la dinamica è questa, sono quattro persone che utilizzano questi animaletti pucciosi e devono scappare e nel frattempo raccogliere delle gemme, degli oggettini, mentre Super Mario, mentre sostanzialmente chi usa il controller, il gamepad, deve cercare di catturarli usando i due analogici. Come potete vedere, lo split screen permette di vedere solamente la porzione di gioco concentrata sul proprio avatar, mentre chi ha il gamepad ha una visione d'insieme della mappa e quindi ha un diverso tipo di fruizione degli spazi e deve cercare di andare a catturare gli altri. Più un personaggio raccoglie palline, più si rallenta e quindi è un complicato equilibrio tra il cercare di collezionare oggetti e invece l'essere più veloci nel muoversi. Anche perché l'obiettivo qual è? I quattro che giocano insieme in maniera cooperativa cercano di raccogliere 32, 33 e quant'altro oggettini. L'altro cerca invece di mangiarli. Fabio, com'è? L'idea è sempre il gameplay asimmetrico sul quale Nintendo ci ha fatto una testaccia così. Ossia noi stiamo... ci ha fatto una console anche. Esattamente. Io adesso sto scappando, ma abbiamo una console, cioè abbiamo un'esperienza diversa. Noi stiamo cercando... Ecco, abbiamo vinto noi, mi sa. Chi è che ha vinto quindi? A me non hanno preso, io so solo che non mi hanno preso. Ah, ecco, una cosa da far notare, la telecamera, se vedete là in alto a destra, si è visto per un breve momento, mostrava le immagini dal controller, no? Per dare un tipo di interazione un po' diverso. L'idea è appunto che chi tiene in mano il gamepad ha un'esperienza diversa perché ha spesso dei dati a disposizione in più. Ed è un po' il regista anche della festa, tra l'altro. La cosa qua dello screenshot tra l'altro mi ricorda un po' quello che succedeva, forse c'era una modalità simile in Burnout che ti faceva che però veniva usata in maniere molto più scabrose di come verranno utilizzate con le console Nintendo, credo, perché a me giocando a Need for Speed, no, cos'era, Burnout, ci sono capitate degli incontri un po' particolari, c'erano delle persone che avevano una faccia molto particolare, che non... senza gli occhi, diciamo, senza gli occhi. un altro minigioco. Vediamo un po' com'è. Mario Chase. Immagino che si dovrà inseguire Mario dal nome, così. Esatto, devo scappare. Ah, il contrario, quindi. Adesso in quattro devono giocare a catturare chi utilizza il gamepad. Quindi, ancora una volta, gameplay asimmetrico e ancora una volta una modalità di gioco diversa per chi utilizza il controller atipico che è offerto solamente dalla console Nintendo, chiaramente. Si potrebbe secondo me fare con Wii U il gioco di nascondino definitivo. Diciamo, ecco, questo gioco secondo me merita anche una menzione per la grafica, perché devo dire che pur nella sua grande semplicità, uno split screen a quattro giocatori sembra assolutamente fluido, le texture, per quanto semplici, sono comunque molto carine, fanno il loro, belli effetti di illuminazione. Ma questa è la grande dote di Nintendo, è sempre una questione di gusto, loro fanno delle grafiche pulite, con molto colorate, che fanno bella figura, anche senza avere delle prodezze grafiche. L'esempio classico secondo me è Mario Galaxy, che ancora su Wii aveva una resa che non aveva nulla da invidiare. Anche qua console. Poi quando si va nel fango, lo shader dello sporco, devo dire, è molto carino. Lo shader dello sporco, siamo arrivati a parlare degli shader dello sporco nei videogiochi. E per la console di Nintendo è ancora più incredibile, no? Io non trovo Mario, perché... la caccia sotto c'è very close, di esatto, distanza. Certo. E tra l'altro lo potete vedere al centro dello schermo, nella parte alta, c'è la faccia di chi utilizzava Mario, che è stato catturato. Il nostro Mario
chi utilizza il gameplay col controller per il gameplay asimmetrico ha perso due volte. Sarà un caso o no, però registriamo questo. Prima ha vinto, dice. Revisionismo. Nel frattempo, come potete vedere, fotografie... Ok, vediamo Luigi's Mansion adesso. Anche perché diciamo, Fabio, che Nintendo Land vuole essere una celebrazione, un'autocelebrazione di quello che è la storia di Nintendo. Sì, c'è un po' tutto, c'è Luigi's Mansion, c'è Donkey Kong, c'è Animal Crossing, Pikmin, c'è Pikmin. Zelda, e infatti Metroid. No, il tema è proprio un Luna Park Nintendo, come se fosse una Disneyland di Nintendo. Tra con le sue... Lo diciamo che secondo me una Disneyland, un parco a tema di Nintendo vero sarebbe una figata? Io ci andrei ieri proprio. Sarebbe bello. Nel frattempo, vabbè, selezione dei personaggi. Faccio fare Pikmin adesso. Ok. Proviamo Pikmin nell'attesa di provare poi il Pikmin 3. Esattamente. Quello vero. Dovete combattere, rompere i mattoni, uccidere i nemici. E accaparrarvi monete pensamenti. Molto carino questo. È lo stile sempre... Anche qui la grafica... simpatica, riuscita. Tra l'altro c'è una nuova frontiera del barare nei videogiochi, perché io adesso posso tecnicamente sbirciare sul gamepad, ma lui adesso gioca così. È come quando si battono i rigori a FIFA in tutti i vari giochini, che sono lì col controller nascosto. È vero, assolutamente. Ciccini Pikmin. Sì, poi devo dire che ecco, apprezzo particolarmente il fatto che la direzione artistica del gioco recuperi Pikmin, ma in una maniera particolare, con degli effetti, sembra tutto fatto di legno, costruito in modo simpatico e originale. Voglio dire, si autocitano, però innovando un pochino, sorprendendo. Sono quelle cose che secondo me ai fan fanno particolarmente piacere. Io in quest'ottica aspetto veramente un Mario Party, perché se c'è una roba per la quale il gamepad di Wii U è perfetto, è veramente per i party game. Si possono fare effettivamente delle cose nuove. E qui il gioco anche ludicamente cita proprio Pikmin, nel senso che vedo il sistema di combattimento insieme tutti quanti, si cerca di colpire la cosa, si raccolgono risorse e quant'altro, ricorda proprio un pochino anche quello che è il gioco originale, no? Assolutamente, ma poi lo stile grafico... Vabbè, io ho un punto debole per lo stile grafico di Nintendo, nel senso che tendo ad apprezzarlo moltissimo. È veramente bello da vedere, cioè, a prescindere dalle prodezze grafiche, è una cosa, almeno per chi è rimasto un po' bambino, secondo me... No, ma poi diciamo anche per chi è rimasto un po' a lui, nel senso che rispetto a lui, davvero comunque, immagino che molte persone abituate a lui faranno wow come prometteva Iwata. Certo, chi magari già è possessore di console HD non griderà al miracolo, però lo diciamo per onestà, nemmeno è una cosa brutta da vedere o che sembra superata. Assolutamente no, non è l'avanzamento tecnologico, ma si potrebbe anche discutere su quanto serva effettivamente in questo momento un grosso passo avanti tecnologico. Però dai, a prescindere, comunque per essere un titolo che esce a Natale 2012 non sfigura. No, assolutamente no. E sul gameplay un po' dimmi sensazioni a caldo. Beh, fa molto effetto Mario Party, per questo mi è venuto in mente, perché comunque sono queste botte di giocabilità, queste pillole di giocabilità pura, semplici, in competizione o in cooperativa. È un gioco molto leggero, non è sicuramente l'esperienza hardcore che si può avere, che comunque ci sarà su altri versi, su Wii U, ma è un'esperienza molto piacevole. Ma dimmi una cosa, Fabio, sì, tu che hai il controller in mano, siete sempre solamente in modalità cooperativa o si possono fare un po' le bastardate, far cadere la gente? Allora, premettendo che c'è del casino, perché come... così no, sì, è principalmente cooperativo qua. No, perché sai, è divertente anche nei giochi in cui c'è da cooperare, vedi appunto Super Mario Bros, New Super Mario Bros, far cadere apposta gli amici e tant'altro. Beh, Nintendo secondo me è maestra del fare la cooperativa, c'è non il boss, cooperativa. C'è il boss. No! Cos'è, una cacca? Quella che è uscita fuori è una cacca, credo. Sì, è tipo cacca di Arale, mobile. Ah no, era stato mangiato. Dove era Olimar?
Beh, non può non strappare un sorriso comunque, lo diciamo. Una cacca rosa, non è una cacca ma fa niente. Il boss sembra anche piuttosto coriaceo. Oh. E invece va giù. Stavo per l'hai fare dato un testaccio. L'ultimo colpo. Ragazzi, quando si è professionisti, si è professionisti. Stavo per fare un gestaccio allo schermo, ma non... Sei contenuto. Siamo in diretta TV, quindi non si può fare. Ed eccoci qua, siamo qua alla Games Week in compagnia di Sonic. Siamo qua in compagnia di Mario, abbiamo appena provato Nintendo Land per Wii U. Perso sempre. Mario... Li ho fatti vincere. Mario è un gentiluomo, ci ha lasciato vincere a Nintendo Land. Non sarà probabilmente il Wii Sports di Wii U, ma è senza dubbio un party game interessante, riuscito, e che siamo sicuri durante le festività natalizie farà litigare un sacco di persone. Speriamo. Ciao Kirby. Ciao Kirby.